Buondì a tutte e buona domenica. Anche oggi c'è la rubrica dei filati dove vi parlerò dei filati presenti sul mio sito. Ho deciso di non parlarvi più dei filati invernali perché comunque quelli più invernali li abbiamo già usati, conosciuti e quindi ho deciso di iniziare a concentrarmi su quei filati che io definisco primaverili perché sono perfetti per poter fare delle creazioni da indossare a fine inverno, inizio primavera. Quindi da oggi in poi la rubrica della domenica sarà incentrata su questi filati. Un filato in realtà già lo conosciamo del filato Alice, che sapete che io adoro tantissimo e che ho iniziato a lavorare per far uscire il video questa settimana che viene. Però è un vestito, quindi già spoiler, è un vestito, ci metterò un bel po' di tempo per farlo perché comunque ha una lavorazione chiusa per assecondare le richieste che mi avete fatto, quindi se vedo che ci impiegherò troppo tempo per realizzarlo, anche perché comunque ho vari impegni questa settimana, farò un mini video di quelli delle creazioni rapidi e veloci, così come mi piace chiamarle, e stavo pensando a una bella sciarpa, un bel Bactus primaverile, quindi farò una cosa del genere in modo da non lasciare scoperto il canale tutta la settimana e comunque dimostrarvi già dei filati di questi nuovi. L'Alice però chi mi conosce già lo sa bene e io lo adoro tantissimo, è sottile, si lavora facilmente. È bellissimo, è morbido, quindi lo adoro. Oggi vi parlerò di tre filati, due sono dei filati appunto primaverili, uno in realtà è un filato per borse che molti di voi conosceranno perché è già in giro dall'anno scorso, in quanto si tratta del Maca Crochet della Mistrico Filati. Eccolo qui. Ta-dam! Ho diversi colori, non mi sono ancora arrivati tutti, ne mancano alcune. So, infatti, una di voi sta aspettando il nero, dovrebbe arrivarmi a breve, spero. Comunque, appena mi arriva, naturalmente vi farò sapere e lo vedrete anche sui social. E dicevo, i vari video che dovete. Scusatemi, i vari colori a disposizione sono comunque già belli, quindi se dovete fare delle borse dai colori comunque brillanti e primaverili o anche estivi, i colori sono già a disposizione. Tipo io ho già il rosa, ho il blu, ho il rosso, però ho anche altri colori. Per quanto riguarda la composizione di questo filato è 100% cotone riciclato. È ogni come dice, ogni rocca che vedete è da 250 grammi. Su 200 metri. Io l'estate era estate forse ho realizzato una borsa per bambine proprio con questo filato e quella borsa è stata adorata tantissimo. È un filato facile da lavorare, non è difficile come può risultare invece i filati proprio per borse, quelli più doppi. È un filato quindi che si lavora molto bene ed è adatto a molteplici tipi di borse, quindi quelle là più rigide ma anche quelle più morbidi. Vi sconsiglio però di fare dei punti come il punto puff perché la lavorazione può risultare molto rigida. Quindi questo è il primo filato di cui vi volevo parlare oggi. Per quanto riguarda gli altri due filati, invece uno è dell'Adrian Wool e l'altro è della DMC. Quella della DMC si chiama Angel, ha un bellissimo nome e lo adoro tantissimo perché ha dei colori veramente brillanti. Guardate. È spettacolare, questo perché la composizione è formata da un 80% di bambù e un 20% di lana. Il bambù però è viscosa di bambù e la lana è comunque una lana sottile, quindi non è pesante come filato, non è un filato tipicamente invernale, ma appunto un filato più primaverile ed è ottimo per poter realizzare maglie, cardigan, coprispalle, vestiti, degli smanicati, dei top smanicato da cui sopra può mettere delle giacche, quindi si può fare anche un coordinato. Ci sono diversi colori, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 95 metri e si lavora con l'uncinetto del 4. Però io vi consiglio anche un 4 e mezzo se avete una mano molto stretta. Come vi dicevo, ci sono diversi colori, vi faccio vedere alcuni, eccoli qua, che trovo veramente bellissimi. Io sono ancora indecisa su quale colore lavorare, però vi posso assicurare che se non questa settimana, perché non ce la faccio, ma la settimana successiva sicuramente farò una creazione con questo filato. Devo ancora ben decidere il colore, ma penso che andrò su un colore un po' più non brillante come questo rosa, ma qualcosa come tipo questo beige, quindi penso che opterò più per questo colore. Devo ancora decidere, però come vi ho detto è un filato molto morbido, molto lucente, proprio perché è formato da una viscosa di bambù e vi posso assicurare che il filato è morbidissimo, non punge,
stringe e sembra di toccare quasi la seta, ed è per questo che lo adoro tantissimo. Pensate a questo per una bella stola, secondo me verrebbe una stola elegante, soprattutto con un bel punto un po' forato, non troppo chiuso. Sarebbe una stola da sfruttare tantissimo in qualche cerimonia di giugno, come tipo qualche matrimonio, qualche comunione, dei battesimi. Quindi se avete un'occasione importante e volete realizzare una stola, il filato che vi consiglio è appunto questo, che si chiama Angel ed è della DMC. Per quanto riguarda l'ultimo filato, oggi pochi filati, è un filato che mi è arrivato 2 giorni fa dell'Adrian Wool. Chi mi segue sui social già l'ha visto, perché già l'ho fotografato ed è già presente sul sito, e si tratta di questo filato spettacolare che si chiama Ambient. Ve lo faccio vedere, eccolo qui. Questo è un colore che io ho definito paglia, perché non è un oro, non è un giallo e quindi mi ricorda molto il colore della paglia. Però ci sta anche questo colore che è spettacolare, guardate qui che bello, e anche questo che io ho definito pesco, ecco sì. Ok, dalla telecamera sembra più chiaro, ma è una tonalità un po' più scura. L'ho definito pesco perché mi ha ricordato la pelle di una pesca, perché definirlo rosso o mattone non mi piaceva, il mattone solitamente è più scuro e quindi preferivo dargli un nome un po' più particolare, l'ho chiamato pesco. E vedete già come stanno bene questi tre colori insieme se volete fare una creazione bella colorata. Parliamo un attimo della composizione di questo filato. Allora, questo filato è formato, ve lo vado a leggere, l'80% cotone riciclato, 15% cotone normale, 5% altre fibre. Io presumo che sia lino, l'altra fibra, però voglio farvi vedere bene la torsione del filato. Mi piace tantissimo. Trovo che sia un filato perfetto per poter realizzare delle giacche, dei cardigan, dei coprispalle come questo che sto indossando io, che io ho fatto con l'alta marea, ma potete realizzare appunto con un filato più sottile e quindi sfruttarlo tantissimo anche in estate. E secondo me è perfetto anche per delle maglie con un tipo che siano aperte qui in alto e più chiuse sotto, quindi qualcosa con un top down, con delle maniche forate, ma il resto della lavorazione più compatta. Ve lo consiglio, ve lo straconsiglio appunto per queste creazioni. Come vi ho detto, è una bella è un bel filato anche da poter usare per delle borse, perché comunque se utilizzate un uncinetto stretto, qui dice che si lavora col 4 4 e mezzo, ma secondo me se usate anche il 3 e mezzo potreste utilizzarlo tranquillamente per qualche bella borsa con un punto come il puff, un uncinetto più piccolo, quindi che stringe la lavorazione, potrebbe essere perfetto per poter realizzare anche delle borse. Quindi è un filato molto duttile, si dice così, spero. E quindi questi sono i tre filati che vi volevo presentare oggi. Come vi ho detto, man mano vi presenterò altri filati perfetti per questa mezza stagione e poi inizieremo a parlare anche dei filati estivi. So che molti di voi stanno aspettando anche che io vi faccia vedere il cotone sfumato per poter realizzare centrini, tende e roba del genere, quindi nel prossimo video, domenica prossima, vi farò vedere anche quel video. Io adesso vi auguro buona domenica e ci vediamo in settimana poi con un video tutorial.